Allora siamo alla parte conclusiva della sfogliatella Ricci dove fuoriesce il tappo. Vedete lo spessore di questo impasto, come è sottile. La cosa importante è partire bene con questa prima fase di avvolgimento senza strutto, perché ci consente di far uscire queste code che stanno fuori, ci consente poi di avvolgere bello piano piano. Allora, quello che è importante, lo strutto va passato su tutto là lo spazio di questa dell'impasto, perché poi vedremo in seguito, nel momento che andiamo a tagliare il tappo, andiamo a vedere in seguito che succede. Questa parte di grasso che si sovrappone tra una parte dell'impasto e l'altro fa sì che quando andiamo a tagliare poi la parte del tappo piccolino per l'imbottitura non si attacca tra pasta e pasta. Allora, queste codine non sono... l'attenzione è che quando si va ad avvolgere questo tappo, queste code non devono rientrare, se no non fanno sì che viene la perfezione del riccio della sfogliatella sempre completa. Lo andiamo sempre ad ungere per bene. Il tappo è pronto, lo facciamo riposare. Lo andiamo a tagliare dopo, lo andiamo a imbottire. Allora, il tappo che abbiamo fatto precedentemente lo andiamo ad allungare un poco, però devo dire, ad onore del vero, questo tappo va riposato una giornata intera in frigorifero. Adesso andiamo al taglio. Questo saranno poi future ricce. Questa formetta che sembra una fetta di mozzarella, se vedete ci sono tanti ricci, questi ricci che è stato arrotolato con questo spessore così sottile, con il grasso che abbiamo aggiunto volta per volta, far sì che poi nel forno si va a sfogliare. Allora, il ripieno della sfogliatella riccia: 1 litro di acqua e 300 g di semola. Si mette sopra il fuoco l'acqua con 20 g di sale, si porta in ebollizione e si mescola questa semola a fontana. Si fa sì che deve asciugare, che deve staccare delle pareti. Una volta asciugata si mette a raffreddare. Una volta raffreddate si aggiungono il resto dei prodotti. Il resto dei prodotti che abbiamo: 700 g di ricotta romana, 400 g di zucchero, 6 uova, 100 g di scorzette di cedro e 200 g di scorzette di arancia. Aromi, vaniglia, arancia e arancia grattugiata. Allora, si mette la semola sopra un tavolo di lavoro, si raffina per bene e si aggiunge man mano la ricotta a far incorporare per bene, che sia sempre un prodotto sempre bello liscio. Dopodiché si aggiunge lo zucchero, si mettono le uova, si mettono i vari aromi dentro, possibilmente la vaniglia, se ci sono nelle bacche, meglio ancora, che dà un profumo più perfetto, più eccezionale, più genuino e più di qualità. Adesso andiamo a formare una conchiglia. Adesso andiamo a infornare le sfogliatelle che abbiamo preparato con il ripieno. Le andiamo a infornare, la cottura 230 gradi per 25 minuti. Allora, sono passati 24 minuti, sforniamo la sfogliatella riccia. Allora, a termine della giornata facciamo vedere, già abbiamo fatto vedere prima,
però l'emozione è tanta, ti esce questa sfogliatella così bella e colorita che non potevo ancora fare un'inquadratura finale.